Smettila Kelly di gridare. Un po' di salsa piccante, un po' di Romano Prodi o Bologna, un po' di Romano Prodi, una bella baguette. Qua invece ci mettiamo un po' di salsa tonnata, sì, un po' di salsina tonnatina. Un po' dell'olio che faccio io, aromatico, un po' di olio aromatico che metto in vaso, lo faccio con delle olive, tanto per dargli un po' di gusto. Non trovo perché l'olio fa male, anche se è buono, uno strano, di oliva nel vaso. E qua sopra gli metteremo, direi che della pancetta va bene, un po' di pancettina, ina, oh. Mi è piaciuto ieri, due turisti di Cremona si sono fermati in un agriturismo alla Presolana e hanno mangiato all'aperto in mezzo e c'erano due maiali che giravano fra i tavoli, maiali puliti però, né? Sembrano come se fossero un'attrattiva. E uno di questi maiali si chiamava Pancetta. Simpatico, no? Ok, fatto la baguette con la... Ok, adesso partiamo a preparare la tartina vera e propria. Naturalmente mani pulite, non di Pietro, mani pulite comunque. Le lavo 55 volte al giorno. Adesso vado a servire al bar.